Sono qui con Andrea, ma cos'è successo questa mattina, XM? Questa mattina è arrivata la ditta che doveva cominciare la cantierizzazione per la rotonda, di cui si sa insomma da un po' di tempo, e li abbiamo bloccati. E giovedì sera ci è stato consegnato il progetto definitivo della rotonda che dovrebbe venire qui dove stiamo facendo questa intervista, che è questa famosa rotonda che dovrebbe collegare via Fioravanti, via Bolognese e via Gobetti. E chiaramente questa mattina, una volta che non sono cominciati i lavori, abbiamo creato un presidio qui davanti, sono arrivati Daniele Ara e Di Stasi del gabinetto del sindaco, al quale li abbiamo chiaramente fatto vedere quali erano le problematiche che il loro progetto non risolveva. Dove si entrerà XM adesso? Questo è un altro problema proprio specificatamente tecnico che noi abbiamo cercato di... sono 2 anni e 8 mesi che comunque parliamo del comune per risolvere tutte queste problematiche tecniche. In questo momento non abbiamo nessun tipo di ingresso sul civico 22, anche se oggi erano venuti qui a chiudere l'ingresso storico di XM. Cioè loro prima ci hanno detto che XM non veniva buttato più giù, anche, l'hanno detto anche ufficialmente a giornali e durante interviste. Dopo 2 settimane ci dicono invece che XM verrà giù ma fra 2 anni, quindi possiamo stare tranquilli tra questi 2 anni, eccetera. Trattative chiuse con il quartiere? Allora, l'ultimo, trattative chiuse no, perché comunque noi siamo sempre stati dialoganti col quartiere, abbiamo sempre cercato di trovare delle soluzioni che non fossero insomma di scontro totale. Abbiamo collaborato con uno studio d'architettura romano per farci fare un progetto alternativo di rotonda che non prevedeva l'abbattimento di XM e prevedeva comunque anche la realizzazione della pista ciclabile e di tutte le altre cose insomma vicino alla rotonda. Il presidente del quartiere dice: ah, ma voi non avete sottoscritto nessuna convenzione, ergo non avete quasi diritto di parola. Lo so, allora noi non abbiamo diritto di parola, però noi siamo qua da 12 anni. Tra l'altro un confronto che noi non ci siamo assolutamente tirati indietro in questi anni. Ci siamo anche spesi con avvocati in incontri pubblici eccetera per trovare una forma giuridica che rispettasse di più l'organizzazione interna di XM, che non fosse solo quella che viene usata di solito, cioè l'associazione culturale, dove la responsabilità ricade giuridicamente su una persona che è il presidente dell'associazione. XM invece vuole che questa responsabilità sia una responsabilità collettiva, perché noi siamo un posto che è gestito da un'assemblea aperta, pubblica, orizzontale, che cambia anche ogni 6 mesi, insomma, quindi ci serve un altro espediente giuridico. Non mi ha mai detto.